Il virus responsabile dell'epidemia da vaiolo delle scimmie è stato isolato nella serata di ieri al laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano. Questo rappresenta un importante risultato per la ricerca scientifica, ha commentato il vicepresidente della Lombardia Letizia Moratti. Ora sarà possibile assaggiare l'attività di farmaci antivirali e testare la risposta anticorpale dei pazienti che hanno contratto l'infezione e anche della quota di popolazione vaccinata contro il virus del vaiolo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito che i 200 casi rilevati nelle ultime settimane potrebbero essere solo la punta dell'iceberg. Intanto l'Unione Europea, attraverso l'ERA, l'Autorità Europea per la Preparazione e la Risposta delle Emergenze Sanitarie, sta lavorando a un acquisto centralizzato di vaccini antivirali contro il vaiolo delle scimmie. E quanto si apprende da fonti europee secondo le quali ci sarebbe un largo consenso per delegare all'ERA il coordinamento delle misure contro il vaiolo delle scimmie da mettere in campo il prima possibile. Le stesse fonti europee evidenziano come le vaccinazioni sarà comunque limitata a casi molto specifici, dato la trasmissibilità e a rischio connessi al vaiolo delle scimmie non sono comparabili con la pandemia da coronavirus.